Lei oggi qui all'Assemblea di Coseva ha detto come questa è una cooperativa che fa bene all'Italia, al mondo cooperativo italiano. Sì, non solo al mondo cooperativo italiano, credo che la cooperazione faccia bene e se fa bene, fa bene all'Italia e ne ha tanto bisogno. Una cooperativa che mette insieme persone che arrivano da tanti paesi, anche questo è un grande valore da ricordare. Allora, questa cooperativa ha il 17% tra i suoi soci e lavoratori stranieri da tutte le parti del mondo. E la dimostrazione è che siamo veramente lo specchio della società in cui viviamo, riuscendo a coniugare quindi radici vecchie, nuove radici, quindi nuove presenze in questo paese, rimanendo quindi molto legati al territorio, ma guardando fuori dai confini, sapendo innovare e fare nuovo modo di impresa. E a proposito di territorio, oggi siamo a Cairo Montenotte. Che cosa questo territorio può ancora sviluppare? Allora, intanto ovviamente c'è da augurarsi che la vocazione industriale di questo territorio mantenga la propria forza. Fortunatamente Coseva si è radicata molto bene nel settore del vetro e le grandi aziende da Saint-Gobain, insomma, queste presenze importanti dovrebbero garantire anche grazie ai loro investimenti una solidità, e questa solidità non fa altro che affermare sempre più la presenza di Coseva su questo territorio. Poi ci sono le scommesse di molte aree, si è spostata la Novelasco proprio qui vicino a Carcare, insomma questa è una terra che col lavoro e con l'industria si è sempre misurata vincendo. C'è una flessione importante anche in questo territorio, purtroppo di deindustrializzazione, ma sicuramente avrà la forza di risollevarsi.